Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. I consiglieri regionali del PD criticano il piano vaccinale regionale, rimarcando che l'Abruzzo è all'ultimo posto per dosi somministrate. Il servizio di Paolo Renzetti. Il Partito Democratico in Regione critica senza se e senza ma la politica vaccinale della Regione Abruzzo, che secondo i consiglieri regionali non sta rispondendo a dovere alle esigenze della popolazione in piena pandemia. I consiglieri del PD hanno dichiarato che il rapporto dosi somministrate popolazione è oggi pari al 4,28%, mentre quelli persone vaccinate popolazione è al 1,55%, dati che collocano la nostra regione all'ultimo posto. Ma noi denunciammo già nel mese di dicembre questa situazione, chiedendo al governo regionale di avere un piano chiaro per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Ad oggi siamo gli ultimi in Italia. Delle dosi che sono state, che sono pervenute alla giunta, al governo regionale, alla regione, alla giunta regionale, soltanto il 64% sono state somministrate, cioè neanche quelle che sono arrivate sono state inoculate. Da qui l'ultimo posto in graduatoria. Non si può giustificare quest'ultimo posto con le considerazioni del presidente Marsiglio, che evidentemente ha sempre altre priorità. Pertanto chiediamo chiarezza per quanto riguarda i tempi e chiusura della prima fase, il piano per quanto riguarda le vaccinazioni della seconda fase, che dovrebbe arrivare al 70% di coperture, che stando ad oggi e ai ritmi della giunta lenta raggiungeremo soltanto nel 2024. Le nostre proposte: il consiglio regionale del 23 si apra su una relazione del presidente della giunta regionale sul tema vaccini Covid. Secondo punto, chiediamo chiarezza ormai da 2 mesi di avere a disposizione tutto il Consiglio regionale, il piano pandemico. 3 accordi. Accordi con le farmacie, accordi con i medici di medicina generale, come hanno fatto altre regioni per accelerare, avendo a disposizione il numero dei centri vaccinali, il numero dell'esercito dei vaccinatori, ce ne vogliono almeno 10 per ogni centro vaccinale, e la tempistica per arrivare alla copertura del 70% della popolazione abruzzese. E un altro elemento molto significativo è che appena il 50% degli ultraottantenni ha dato l'adesione alla manifestazione di interesse. Quindi occorre anche un altro tema, un altro compito, un'altra iniziativa, quella di comunicare la necessità di procedere alla vaccinazione e di dare ampia copertura a partire dagli ultraottantenni. Terminata la prima fase, c'è poi la seconda, quella che dovrebbe appunto raggiungere il 70% della popolazione e della quale noi ad oggi non conosciamo nulla. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, chiede alla Regione l'impiego di personale sanitario militare nei Covid Hospital e in particolare in quello di Pescara. Vediamo. Consigliere Pettinari, lei chiede l'impiego di personale medico e infermieristico dell'esercito per lavorare negli ospedali Covid della nostra regione. Perché questa richiesta? Sì, in provincia di Pescara stiamo vivendo una emergenza mai vista prima. Purtroppo la situazione è gravissima. Devo constatare il fallimento dell'ospedale Covid, perché l'ospedale Covid è al collasso. Ci avevano messo a credere, quando hanno tagliato il nastro, che avrebbero risolto tutti i problemi della provincia di Pescara con l'ospedale Covid. In questo momento si stanno ricoverando pazienti nell'ospedale pulito, quindi si stanno sporcando reparti puliti. Nel Covid io ho fatto un focus particolare sulla terapia intensiva, abbiamo circa 40 pazienti ricoverati, operano in questo momento 6 medici per turno e 11 infermi 12 infermieri per turno, a fronte delle linee guida regionali che prevedono almeno un medico ogni 4 pazienti e un infermiere ogni 2 pazienti, quindi all'appello mancano 4 medici e 8 infermieri per turno, quindi la situazione è catastrofica e gravissima. Io chiedo all'assessore regionale Viri, al presidente di regione, di chiedere al Ministero della Difesa l'invio di medici e infermieri militari, perché solo così si può tamponare il problema. Altra cosa importante è che sono stati assunti neoinfermieri, stanno operando neoinfermieri anche con una formazione non equiparabile agli altri, potete immaginare l'offerta. Non solo, si sta facendo lavorare ancora il personale precario, operatori sociosanitari precari. In una situazione pandemica non possiamo lasciare operare il personale precario, perché devono essere immediatamente stabilizzati. In pronto soccorso l'OBI può contenere 8 posti, abbiamo registrato punte di 30-35 pazienti ammassati in stanze che possono contenere 8 posti. Il personale sta facendo turni massacranti di 12 ore.
E questo non è più concepibile e fattibile. Questo è il fallimento della gestione sanitaria da parte del centrodestra e della regione Abruzzo. Si faccia presto, si faccia subito per garantire la tutela ai nostri pazienti e ai nostri ammalati. La cronaca, tragedia nella notte a Pescara dove un neonato è morto nel sonno. I genitori ieri sera avevano regolarmente messo a letto il piccolo, poi attorno alle 2, quando si sono resi conto che non si svegliava per la poppata, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il bimbo, che non aveva ancora compiuto 3 mesi, non c'è stato niente da fare. All'origine del decesso ci sarebbe stata la cosiddetta sindrome della morte in culla, intervenuta per tutti gli accertamenti del caso anche la squadra volante della questura. Gli elementi raccolti dagli inquirenti confermano che si tratta di una tragica fatalità. E sono riprese questa mattina le ricerche del quarto disperso sul Monte Velino. Dopo il ritrovamento dei 3 corpi, avvenuto ieri, sempre stamani, c'è stato il riconoscimento da parte dei familiari presso l'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Vediamo. Sono riprese stamani sul Monte Velino le ricerche del quarto escursionista disperso dallo scorso 24 gennaio. Si tratta di Gianmarco Degni, studente 26enne di Avezzano, che insieme ai suoi amici è stato travolto da una valanga. Degni è il fidanzato di Valeria Mella, 25enne, ritrovata nella mattinata di ieri dopo 27 giorni di battute nella vastissima area innevata, insieme ai compagni di escursione Gianmauro Frabotta e Tonino Durante. In azione, oltre ad una quarantina di soccorritori, 2 cani molecolari dei carabinieri. In particolare è al lavoro il secondo cane, dopo che nelle prime ore del mattino ha operato il primo, al quale è stato dato il cambio. Secondo quanto si è appreso, non hanno dato risultati le battute cominciate nella zona dove sono stati ritrovati i 3 corpi. Corpi che non erano molto lontani tra di loro e che sono stati ritrovati a circa 1 metro sotto la neve. Da quanto emerge da fonti dei soccorritori, i 2 cani stanno operando per la prima volta sulla neve ed inoltre stanno trovando difficoltà perché lo scenario è inquinato dalle operazioni di ieri, quando a metà giornata, dopo il ritrovamento dei 3 cadaveri, le ricerche sono state sospese per il pericolo valanghe causato dalle alte temperature. Intanto stamani all'obitorio di Avezzano c'è stato il riconoscimento dei 3 corpi da parte dei familiari. Già ieri erano state effettuate le ricognizioni cadaveriche. La Procura della Repubblica ha escluso le autopsie, vista la dinamica molto chiara. I 4 sono morti per via dei gravissimi traumi causati dalla valanga che li ha investiti. I poliziotti delle volanti della questura di Pescara hanno eseguito ieri la misura di custodia cautelare in carcere per un uomo di Pescara di 32 anni accusato di atti persecutori nei confronti della ex convivente. Dopo la fine del rapporto l'uomo non si era rassegnato e già a dicembre scorso aveva bussato a casa della famiglia della ex nel tentativo di riallacciare i rapporti con lei. Non avendola trovata, aveva sfogato la propria rabbia danneggiando l'auto del fratello della ex fidanzata. Il giudice del Tribunale di Pescara lo aveva quindi sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Pescara, con il divieto di uscire di casa dalle ore 19 alle ore 9 del mattino, prescrizioni che il 32enne ha violato nel giorno di San Valentino, quando si è recato in una località del nord Italia in cui l'ex compagna ha trovato un nuovo lavoro. Quando la ragazza se lo è trovato di fronte ha chiamato i carabinieri. I poliziotti della volante nella serata di ieri hanno condotto l'uomo presso la casa di lavoro di Vasto in attesa dell'udienza del prossimo 2 marzo, udienza di convalida. Il senatore Luciano D'Alfonso ha presentato come primo firmatario il disegno di legge su disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo. Vediamo. Il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, questa mattina a Pescara ha presentato il disegno di legge a sua prima firma sulla riforma della decisione pubblica e il procedimento amministrativo. All'evento informativo con la stampa hanno partecipato anche in via telematica il professor Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano, il professor Salvatore Cimini, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Teramo e la senatrice Valeria Valente, relatrice in Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge. Ci sono 4 elementi innovativi per questo disegno di legge a mia prima firma concernente la riforma della decisione pubblica e del procedimento amministrativo. 1. Come si accede alla pubblica amministrazione? A parte la lunga collana di Sant'Antonio riguardante i tempi di un concorso pubblico, si accede alla pubblica amministrazione a tempo
esaltando il profilo curriculare, le attività fatte nel pubblico e nel privato e anche nell'università, e attraverso questa comparazione di curriculum sul piano delle esperienze fatte poi si fa un colloquio e si accede a tempo nella pubblica amministrazione. L'oralità amministrativa entra all'interno della struttura della decisione, come è giusto che sia e come accade nelle tradizioni tedesche, come accade nella tradizione della regione urbana di Bruxelles. Io imprenditore vado a parlare col sindaco, quel colloquio radica un procedimento decisionale. Su questo in Italia eravamo all'anno zero, dobbiamo insediare questa rivoluzione che è anche culturale. I fondi del recovery, se non avranno questo allineamento modernizzato del rapporto tra il procedimento amministrativo e le risorse finanziarie, non produrranno risultati. Non nasceranno le trasformazioni strutturali e infrastrutturali che l'economia si attende per rendere l'Italia competitiva sul piano internazionale. Noi abbiamo 70 mesi per individuare nel dettaglio i progetti, per attivare le procedure, per cantierare scegliendo i contraenti, per mettere in esecuzione produttiva i cantieri, per fare le contabilità e per fare le rendicontazioni. In 70 mesi, 209 miliardi di euro, con questa dotazione normativa non ce la faremo. Ecco perché mi sono fatto carico di fare questa proposta. La Procura di Pescara indaga sulla crescita esponenziale di contagi registrata nelle ultime settimane nel capoluogo adriatico e nell'area metropolitana. Ieri e l'altro ieri i carabinieri del NAS sono stati in regione a Pescara e all'Aquila, alla ASL e in ospedale per eseguire un decreto di esibizione emesso a firma dei PM Sciarretta e Benigni. Acquisiti i verbali delle riunioni delle unità di crisi, gli atti relativi all'emergenza e i dati sui contagi. Il reato ipotizzato e omissione di atti d'ufficio. La Procura si sta concentrando sulla gestione dell'emergenza degli ultimi giorni, considerata l'esplosione dei contagi. I casi di Covid-19 stanno aumentando in modo repentino, complice la rapida diffusione della variante inglese, responsabile del 70% dei contagi. I militari del NAS hanno acquisito tutti gli atti relativi alla materia in tutti i luoghi preposti alla gestione sanitaria per successive verifiche sulle attività finalizzate a contenere l'emergenza epidemiologica. Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, eletto con il Polo Civico dopo aver battuto al ballottaggio il candidato della Lega, da oggi è un membro del partito di Matteo Salvini. Contestazione in città, anche con alcuni momenti di tensione. Il servizio di Giuseppe Dintino. Da oggi il sindaco di Giulianova fa parte di un partito e insieme a tutti i quadri del partito si valuterà che cosa è più giusto per la nostra città. Non parliamo di poltrone. Ivan Costantini è salito sul carroccio. Nelle scorse settimane alcuni rumors lo volevano vicino a Fratelli d'Italia, ma le voci sono state smentite ufficialmente questa mattina con il passaggio del sindaco di Giulianova alla Lega. L'onorevole Luigi Deramo, che ha puntato l'Alberto da Giussano sul petto del primo cittadino, commenta soddisfatto. Credo che una forza politica importante come la Lega, che è prima forza politica in Italia, in regione Abruzzo e anche a Giulianova, e in particolar modo in questo momento così particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria, occupazionale ed economica, ecco, un partito responsabile deve governare, deve compartecipare a governare bene una città. Costantini è stato membro di Forza Italia fino al 2019, anno in cui lasciò il partito di Berlusconi per candidarsi a sindaco con 6 liste civiche. Vinse al ballottaggio, dopo un lungo testa a testa, proprio contro il candidato leghista, Pietro Tribuiani, in una campagna elettorale che si consumò negli attacchi reciproci tra il Polo Civico e i partiti tradizionali, primo fra tutti quello di Matteo Salvini. «Ho sempre avuto il cuore da questo lato del campo», ha detto il sindaco in conferenza stampa. Tribuiani in questi giorni ha parlato di opportunismo e inganno, attaccando la Lega Abruzzo, capitanata da Deramo. La Lega non espelle nessuno, ripeto, la posizione della Lega è quella in questo momento molto chiara, esprimiamo il sindaco, siamo in maggioranza, chi non condivide questa scelta può fare le scelte che ritiene più opportune.
Tribuiani si è però detto disposto a sostenere Costantini se verranno accolte alcune richieste, prima tra tutte la liquidazione della società in house del comune, la Giulianova Patrimonio. Ma dal sindaco è giunto un secco no. Beh, questo io ho qualche perplessità perché 40 famiglie a casa non le mando. Intanto Giulianova è stata blindata con la chiamata a raccolta della celere. Nei giorni scorsi striscioni di contestazione in città e questa mattina la manifestazione. Ivan Costantini ha tradito la città intera. Ivan Costantini ha vinto per una manciata di voti, ha avuto anche voti da parte della sinistra appunto per non far andare la Lega a governare questa città. Si è rivelato alla fine un burattino, un falso, perché è così che lo possiamo chiamare. Lui ha fatto tutta una propaganda contro la Lega nella sua campagna elettorale e alla fine niente, diciamo che è passato con il nemico. Gli avranno promesso qualcosa, ma quello che gli hanno promesso noi non lo possiamo sapere, anche perché da quando lui sta al comune nella maggior parte degli enti pubblici comunali a lavorare ci ha messo i suoi amici e questo è un dato di fatto. Sono gli anarchici, semplicizza il primo cittadino. Come è successo a Roma, anche a Giulianova le contrapposizioni politiche espresse tramite il voto devono essere pacificate. Mi spiace in un momento particolare dove c'è una pacificazione della politica a livello nazionale, dove tutti i partiti sono convogliati per dare delle risposte in un momento così importante, mi dispiace dover vedere e constatare che ci sono delle forze, soprattutto anarchiche, che in questo momento contestano chi sta cercando di rafforzare la posizione della mia città nei confronti di un palcoscenico molto più ampio. Apriamo ora la pagina dello sport, inizia con un pareggio per 0-0 la gestione tecnica di Gianluca Grassadogna. Il Pescara gioca una gara solida e rischia poco in casa di un Frosinone deludente. Il Delfino conferma di avere molti problemi in fase d'attacco. Il giovane Odgaard spreca un regalo della difesa ciociara. Il servizio. Inizia con un pareggio l'avventura di Gianluca Grassadogna sulla panchina del Pescara. Allo stadio Benito Stirpe i biancazzurri strappano un punto di speranza senza neanche soffrire molto, ma mancano quella vittoria che sarebbe servita come il pane. Meglio gli abruzzesi rispetto a sabato scorso, anche se all'orizzonte c'è ora il match con il Lecce. Il Delfino senza Seter, Balzano, Memusciai, Rigoni, Riccardi, Sorensen e Giannetti scende in campo con il 3-5-2. Tra le novità di formazione i ritorni di Drudi dopo 4 mesi e che si infortunerà di nuovo e Galano panchina per Valdifiori e Macin, padroni di casa con lo stesso modulo gli ex Capuano, Castanos e Zampano in campo dall'inizio. In terra ciociara si comincia con i locali in avanti, Frosinone aggressivo e che cerca subito la superiorità a centrocampo, i gialloblu spingono e al 19esimo Iemmello dai 25 metri a trovare la deviazione in angolo di Fiorillo, preme la squadra di Nesta ma regge il Delfino senza rischiare eccessivamente. I biancazzurri con un fraseggio spesso prolungato cercano di tenere i ciociari lontani dalla porta di Fiorillo, ma in avanti la squadra abruzzese è del tutto evanescente. Al 27esimo sugli sviluppi di un angolo la palla arriva a Rodian che calcia al volo sopra la traversa. Match a varo di emozioni piuttosto brutto con al 38esimo una punizione di poco alta di Salvi e poi 2 minuti dopo l'incornata al lato di Iemmello. Resta lo 0-0 con Odegaard e Galano però mai pericolosi dalle parti di Bardi. Dopo 46 minuti di gioco finisce il primo tempo. Nella ripresa al quinto Brighenti perde palla sulla tre quarti con Odegaard che ne approfitta andando a concludere poi su Bardi che salva porta il risultato. Opportunità colossale per il danese che dimostra nell'occasione poca freddezza. Si rammaricano i biancazzurri che tengono però botta con le brutte notizie che poi dopo una fase di stanca arrivano al 23esimo quando Drudi si infortuna nuovamente dopo uno scontro di gioco ed è costretto ad uscire dal campo per lasciar posto a Gut. Nel Pescara c'è anche Capone per Galano con al 25esimo poi il pericolo in area abruzzese con il colpo di testa di Brighenti di un soffio alto. La pressione dei ciociari è costante mentre negli ultimi 15 minuti c'è spazio nel Pescara anche per Macin che entra in campo al posto di Tabanelli. L'ex monzese si vede al 31esimo su punizione con il pallone che termina però a lato. Si arriva così nell'ultima parte di una brutta gara dove non accade poco o nulla con il logico 0-0 che però al Delfino serve davvero a poco.
Ed ora la Serie C con il Teramo che sarà impegnato domani alle 17:30 allo stadio Menti di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Si tratta di uno scontro diretto in un momento di grande difficoltà per la squadra biancorossa che per la prima volta in questa stagione è reduce da due sconfitte consecutive, quella di Caserta contro la Casertana e poi quella casalinga contro il Potenza. Oggi in conferenza stampa il tecnico Massimo Paci ha dichiarato di confidare in una reazione importante del suo gruppo. Ascoltiamolo. Di dare un segnale dopo questa sconfitta, perché è stata una partita in cui potevamo far di più, e questo onestamente mi ha un po' toccato, perché la nostra squadra anche nelle sconfitte aveva sempre dimostrato grande carattere, anche nella sconfitta di Caserta. Purtroppo abbiamo un po' pagato le ingenuità di Caserta, perché giocare con una difesa totalmente nuova è stato un problema, è stata anche una sfortuna, e quindi i miei pensieri sono quelli di voler venire fuori da questa sconfitta e cercare di tirare fuori il massimo come sempre. Ma guarda, spero di vedere una reazione da parte dei ragazzi che non ci stanno all'ultima prestazione, spero di vedere una reazione da parte dei giocatori che comunque hanno commesso un'ingenuità a Caserta e hanno compromesso anche la seconda partita. Spero di vedere una reazione caratteriale, spero di vedere il fuoco, spero di vedere incendiare i polmoni a fine partita che non ne hanno più, spero di vedere i giocatori dar tutto. Questa è la mia speranza, ma sono anche convinto di questo, perché se conosco bene i miei ragazzi, domani non la daranno vinta. Giochiamo contro una squadra, secondo me, organizzata e ben allenata, che rispetto all'andata ha cambiato il modulo, ma soprattutto ha cambiato molti interpreti, forse 4-5 giocatori rispetto all'andata, ma l'interpretazione della gara è la stessa. È una squadra che giocherà, è una squadra di possesso, che vuole tenere la palla, che vuole controllare il gioco, è una squadra forte, e sarà una bella partita, difficile, ma sarà anche difficile per loro, di questo ne sono convinto. Quanto hanno inciso alcune vicende extracampo di cui stiamo parlando, ovvero vicenda Piacentini, vicenda Diachité, vicende rinnovi, calciomercato, insomma, qual è il tuo punto di vista rispetto a queste situazioni? Beh, aggiungerei anche il fatto che siamo molto giovani in campo. Domenica siamo partiti con 5 under e abbiamo finito con 7 under. E questa è una cosa che in questo girone così difficile influisce inevitabilmente. Sono tutti aspetti che comunque contano, perché quando hai l'ambiente totalmente concentrato e unito riesce a dare il massimo. A volte queste distrazioni esterne che ci sono state non ci hanno permesso di dare il massimo, ma questo credo che faccia parte. Queste difficoltà sono per noi, ma sono anche per le altre squadre. E per la Serie D tra poco ci sarà un anticipo nel girone F. Allo stadio Aragona di Vasto si affrontano Vastese e Rieti, e uno scontro in chiave playoff, visto che il Rieti occupa la quarta posizione con 25 punti, la Vastese ha appena un punto in meno, 24. Da una parte c'è una squadra come il Rieti che dopo 7 vittorie consecutive, una grande rimonta, si è fermato e non vince da 4 gare consecutivamente, dalla parte opposta una Vastese che sprizza salute da tutti i pori, 3 le vittorie consecutive. Questa è la striscia ancora aperta della squadra di D'Addelio, che mira dunque al poker di vittorie consecutive. Andiamo a vedere le due formazioni. Vastese in campo con Di Rienzo, Di Filippo e Capitanio, Barbarossa, Obodo e Diallo, Di Prisco, Diarra, Franzese, Martinez e Mamona. In panchina al fianco del tecnico D'Addelio ci sono Boccanera, Cardinale, Fermo, giocatore arrivato un paio di giorni fa nella Vastese, poi Solimeno, Lenoci, Meola, Ferramosca, Bernardi e Martiniello. Risponde il Rieti allenato da Campolo con Saglietti, Brumat e Tiraferri, Orchi, Giannetti e Montesi, Esposito, Marchi, Signatè, Tomassone e Zona. In panchina Scaramuzzino, Gualtieri, Sadec, Tuncara, Falilò, Vari, Mattei, Tirelli e Nobile. Dirige l'incontro Andrea Zanotti di Rimini, assistenti Pulcinelli di Siena e Vagheggi di Arezzo. La gara ovviamente avrà inizio alle ore 14:30, mentre domani in campo ci saranno Castelnuovo e Giulianova, le uniche due abruzzesi impegnate per questa prima giornata di ritorno in servizio.
Con l'anticipo odierno tra Vastese e Rieti e a causa del rinvio del derby tra Notaresco e Pineto, sono solo due le squadre abruzzesi impegnate in Serie D. Domani, nella prima giornata di ritorno, Castelnuovo e Giulianova, proprio le due squadre che una settimana fa si sono sfidate in un match più equilibrato di quanto abbia detto il 5-1 finale per i neroverdi di Guido Di Fabio. Proprio Castelnuovo, autentica rivelazione del campionato, vuole continuare a impressionare e domani riceverà il Fiuggi, squadra partita con discrete ambizioni ma che si è un po' persa nel corso del girone di andata ed ora è reduce da due sconfitte consecutive con Campobasso e nel recupero di Recanati, mentre domenica è rimasta a riposo forzato per il maltempo. Il Castelnuovo ha mantenuto la vetta a causa dell'inopinato rovescio del Campobasso a Tolentino, anche se i Lupi hanno altre due gare da recuperare. Il match col Fiuggi è un punto di ripartenza per la matricola del Vomano, continuare a fare bene senza voli pindarici. Grande stagione al di sopra delle aspettative, pur coscienti che avevamo e abbiamo una buona squadra. Quindi complimenti a loro, complimenti allo staff tecnico. Ecco, da qui al proseguo del campionato, appunto, che cosa c'è da aspettarsi in casa Castelnuovo? No, noi domenicalmente fare più punti possibili e poi vedere dove arriviamo. A Vasto Girardi il Giulianova cerca riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. La sensazione però è che il tecnico Bitetto abbia ben inquadrato la squadra in poco tempo. Col Monte Giorgio ha vinto una gara importante. A Castelnuovo le tante assenze in difesa e l'infortunio dell'unico centravanti, Padovani Selin, hanno inciso molto. In terra molisana però ci saranno i recuperi fondamentali di Caso in difesa, pronto ad affiancare Ferrini e il neacquisto Galli, e di Danna a centrocampo, il quale avrà ai suoi fianchi De Cerchio e Massetti. In settimana la rossa è stata ulteriormente implementata con gli innesti degli attaccanti Michele Cesario dal Notaresco, per lui si tratta di un ritorno, l'uruguaiano Ignacio Flores dal Poggi Bonzi e del portiere under classe 2000 Enrico Mora dal Lentigione. Cesario guiderà subito l'attacco giallorosso al Ditella, dove il Vasto Girardi vorrà riscattare il passo falso interno nel recupero col Matese di mercoledì. Come detto, salta l'atteso derby tra Notaresco e Pineto per i 7 casi di positività nel gruppo squadra pinetese. Già disposto anche il rinvio di Pineto Castelnuovo di mercoledì. Slitta il debutto in panchina del neotecnico Marco Pomante, mentre prosegue il processo di ristrutturazione dell'organico da parte del presidente Brocco. In settimana annunciati gli innesti dei centrocampisti Filippo Baldinini ed Enzo Galeano, quest'ultimo uruguaiano che potrebbe in futuro entrare in orbita pescara. En realidad me hablaron muy bien de Pineto, que es un club muy interesante y muy ordenado. Para mí, que yo vengo de Uruguay, esta es una de las oportunidades más importantes que de la que uno sueña como uruguayo, porque nosotros venimos de un país en el que no sobran las oportunidades. Preferí Pineto es porque realmente me pareció una gran oportunidad, como un salto en mi carrera, así que está, lo afronto como tal y afronto la responsabilidad que significa. E chiudiamo con il calcio a 5 nell'anticipo della 21esima giornata. L'Acqua e Sapone Unigross, nelle immagini che stiamo per vedere, batte 9-2 con un travolgente secondo tempo anche il Lido Ostia, entrambe le squadre con diverse defezioni. In gol per i nerazzurri, due volte a testa Ghi, Calderolli, Murilo, una rete per Coco, Dudu e il prodotto locale Zappa Costa. La squadra di Scarpitti resta al comando solitario con 50 punti e 16 vittorie, una lunghezza in più in classifica sull'eterna rivale Pesaro che sbanca Matera ma che ha giocato anche una gara in più. 114 le marcature di un attacco, quello abruzzese inarrestabile, una media vicina ai 6 gol a partita. Intanto Ghi raggiunge quota 21 gol, capitan Murilo, difensore si fa per dire, sale a 19 reti. Oggi alle 16 ad Avellino, difficile trasferta della Colormax Pescara sul campo del Sandro Abate. Chiudiamo qui questa edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con le nostre notizie nei TG delle ore 19 e delle ore 23.